voglio affrontare un'altra categoria che dovrebbe essere colpita comunque dalla liberalizzazione, e nella grafica dovrebbe esserci, forse nell'altra pagina, la realtà relativa alle professioni immobiliari. Dovrebbe essere presente qui, eccolo qua in questa posizione. Allora, gli agenti immobiliari, secondo gli studi di settore, dovrebbero dichiarare il 17,9 per quanto riguarda migliaia di euro come reddito annuo. Allora, vorrei dare il benvenuto a Paolo Righi, che è in collegamento da Roma ed è presidente nazionale FIAIP, Federazione Italiana Agenti Professionali Immobiliari. Allora, la vostra realtà mi scusi la ripetizione, è già stata toccata dalle liberalizzazioni, e ancora questo dato lo riscontra effettivo, concreto, il dato relativo ai vostri redditi annui? Sì, allora diciamo che quel dato è riferito alle persone fisiche, quindi l'agenzia immobiliare media in Italia è composta da 3 persone, e quindi il cumulo di tassazione è probabilmente da riferirsi a aziende familiari che hanno spartito, diciamo, il reddito. Per l'altra attività invece bisogna tenere in considerazione che le SRL, cioè le società di capitali, pagano le tasse anche sul reddito dell'azienda, quindi ci troviamo con persone fisiche che pagano le tasse dopo che le ha pagate la propria azienda. Quindi sono questi dei dati abbastanza, diciamo, come si può dire, un po' disomogenei, insomma, fanno una classifica, a mio parere, non veritiera. Ma voglio anche dire che le associazioni, in particolare la FIAIP, ha sempre richiesto il fatto che la fattura degli agenti immobiliari, cioè per coloro che acquistano, per i cittadini che acquistano la prima casa, sia detraibile dalle tasse, perché questo paese ha bisogno di una riforma fiscale che metta in contrapposizione chi acquista e chi vende. Solo in questo modo riusciremo a combattere questo malaffare dell'evasione che tanto danneggia le persone. Scusi, la lascio poi subito concludere e aggiungere il suo pensiero, però la vostra realtà, se non erro, è stata liberalizzata già 5 mesi fa. Che effetto ha prodotto questo tipo di operazione sul vostro lavoro? Guardi, appunto mi riferivo a questo. Noi abbiamo subito la liberalizzazione l'anno scorso, e però con un altro metodo, cioè quello della concertazione. Noi siamo stati convocati come categoria, abbiamo lavorato per 2 o 3 mesi sia nelle commissioni parlamentari sia coi tecnici del Ministero, che qui voglio ringraziare perché ci sono tante persone che lavorano duramente anche dentro i ministeri, e siamo riusciti a coordinare e a fare un'attività anche a favore dei cittadini, che oggi si ritrovano più garantiti e tutelati. Quindi okay, una modifica, però quello che notiamo oggi è che queste liberalizzazioni non sono concertate. Oggi, e si è visto anche dalla trasmissione, c'è tanta confusione, e il rischio è di mettere contro le categorie, cioè i dipendenti e il popolo delle partite IVA. Credetemi, l'importante è che il governo concerti con queste categorie, e che poi debba assumersi la responsabilità di prendere delle decisioni. Che però ci sia dialogo. Grazie per queste sue riflessioni. Sì.